Eccoci qua in Pokémon Luna. Continuiamo. Vediamo qua si è aperto finalmente questa parte qua della mappa. E vediamo Resort Hanuhanu. Vediamo che cosa hanno da dirci. No, bisogna proprio entrare dentro da qua. Entriamo direttamente con la macchina, con il nostro toro, con il Taurus. Ma niente, l'abbiamo fatto smontare, quindi andiamo. Ti aspettavo, mia cara. Oh, ma che imperdonabile scortesia, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Vigio. Certo che occhiali strani che ha. Come ti avevo accennato prima, vorrei mostrarti qualcosa di eccezionale. Luogo come nessun altro. Letter Paradise. Si tratta di un paradiso per Pokémon circondato dalle acque cristalline del mare Alola sull'isola artificiale creata appositamente per ospitare e potenziare i Pokémon. Dimostrazione del senso e responsabilità che anima noi adulti. Vorrei mantenere la mia promessa e condurti in visita alla Terra. La Terra Paradise. Naturalmente, tu me la permetterai. Dico bene? Certo. Echelon, sono certo che la nostra sede ti stabilirà. Ok, andiamo. Anche anch'io, sì, tutti, andiamo, dai, su. Ah, la Kauna Alixia. Ti onore della sua presenza. Scommetto che è qui per te. In effetti, la meta è più forte. Mi piace vegliare sui giovani che affrontano il giro delle isole. Sarà il mio istinto materno. Ascoltate, ragazzi, cercate sempre di superare i vostri limiti. La vera sfida è con voi stessi. Ricordate che i Pokémon sono i vostri migliori alleati. Professore, vieni con noi? Purtroppo non posso, ho un sacco di cose da fare. Andate. Se sento parlare della straordinaria tecnologia. Ho sentito parlare lo dico delle straordinarie tecnologie delle fondazioni Aether. Buona visita, ragazzi. E già. È ora di salutare Akala, che comunque posso tornarci quando vogliamo, no? Certo, allora diamoci la nostra imbarcazione. Allora, dirigiamoci alla nostra imbarcazione, ci attendono almeno un viaggio. Oh, finalmente cambiamo isola! Insomma, tutto questo discorso per dire che ci davano un passaggio alla nuova isola, eh? Ma sentite, è straordinario che una montagna metallica come questa possa galleggiare. In realtà, sotto il traghetto c'è un po' che regge lo regge, sai, Stratosina? Davvero? Sarebbe forte, eh? Mi prende sempre in giro. Non vedo l'ora di vedere Iter Paradise. Andiamo su. Si popte. Scusa. Non ho capito. Ho perso un attimo il filo. Eravamo su quell'isola là. Mi sembra su quella sinistra. Pensate. Va bene. Questa mini isola che è. Cosa sta accadendo qua? Eccoci qui, benvenuti a Little Paradise. Ma cosa fanno? Fusioni, cosa fanno? Lo scopo principale di questa struttura è di proteggere e salvaguardare i Poco. Qui impieghiamo una tecnologia avanzatissima. Nei laboratori di livelli inferiori stiamo sviluppando dei nuovi tipi di Pokéball, sempre con l'obiettivo di proteggere e salvaguardare i Pokémon, si intende. Tuttavia, non possiamo usare Pokéball in questa struttura. Viene emesso costantemente un segnale radio per bloccare il funzionamento. Interessante, devo dire. Vicio. A un attimo, signorina, mi meraviglio di lei, signor Vicio al limite. Anzi, ho un titolo, lo usi. È ciò che meglio si addice a un capo. Ci picchiolina. Ah, mi scusi, signor capo. E adesso, vogliate scusarmi, sono atteso dalla direttrice. Abbiamo un meeting importante sulla protezione e salvaguardia dei Pokémon Yakala. Si occupi lei dei bambini in mia assenza, sia gentile. Bene, andiamo con questa signora. Si respira finalmente. Stratosina, au, benvenuti, io sono Ciceria. È un piacere avervi qui, molto piacere. Oh, come fa a sapere i nostri nomi? I nostri dipendenti ci tengono al corrente di tutto ciò che succede sull'isola. So anche che siete intervenuti a protezione di Pokémon di Akala e vi ringrazio. Bene, seguitemi, vi mostro l'ingresso principale. Questo ascensore viaggia. Unta. Allora, via. Andiamo, sì, l'ho detto anch'io. Beh. Quanta gente c'è qua? Eccoci arrivati al banco della reception, è possibile far rimettere in sesto i Pokémon. State facendo il giro delle isole puntando al titolo di campione giusto, quindi avete entrambi 11 anni. Sì. Grandi, il mio obiettivo è arrivare a lottare con mio nonno, sì, allo stesso livello. Capisco, e così appena avete compiuto 10 anni siete partiti. Scommetto che non vedevate l'ora di imparare a diventare bravi allenatori. Per
per prendervi cura dei vostri Pokémon in un modo migliore. Ora andiamo al piano superiore e vi mostro la zona protetta. Bene. Quanti piani c'ha questa struttura? Vi ricordo che Eater Paradise adibito alla protezione e salvaguardia dei Pokémon. Per questo motivo l'uso dei Pokémon è proibito. Va bene. Una zona protetta. Qui accogliamo i Pokémon che sono stati assaliti dal Team Skull. Inoltre cerchiamo di salvaguardare i Pokémon più indifesi, come per esempio Corsola. I Corsola sono presi di un altro Pokémon. Lasciatevi spiegare. Vi legga cosa dice il Pokédex. Ah, che bellino! Ticeria. Toxapex. Striscia sui fondali marini con i suoi 12 tentacoli, lasciando dietro di sé una scia di resti di Corsola. E come dice nonno, anche la natura può essere crudele. Voi della Fondazione Eater riuscite a proteggere tutti i Pokémon? Bene, sarebbe bello, ma non è così facile. Quando si interviene bisogna fare molta attenzione a non alterare l'equilibrio della natura. La Fondazione è veramente incredibile. Mi chiedevo però, come mai avete deciso di stabilirvi ad Alola? Non saprei, la direttrice è una persona un po' misteriosa. A proposito della direttrice, è qui nella zona protetta, se volete incontrarla, visto che ci siamo, incontriamo. Cerchia direttrice dovrebbe essere da qualche parte nella zona protetta, andiamo. Il sudo udo finge di essere un albero per passare inosservato e restare al sicuro, però forse qualcuno dovrebbe sperare, sarebbe meglio se si camuffasse da albero di Alola. Vediamo un po' dov'è questa direttrice. Un labirinto vedo che c'è qua. Tutti non fanno parlare di queste forme regionali. Ma cosa c'è di strano? In fondo è come quando si va in vacanza e si torna a abbronzarmi. Un labirinto di qua. Chi c'è? Eccola. Miei cari piccoli Pokémon, non abbiate paura, vi proteggerò io con tutto il mio amore. Ah! Chi va là? Che frangia! Stratussina, oh, benvenuti sull'isola privata della Fondazione, meglio nota come Paradise. Io sono Samina, la direttrice della Fondazione. Sono lieta di conoscervi, finalmente. È sempre piacere incontrare degli allenatori in gamba come voi, impegnati nel giro delle isole per imparare di più sui Pokémon. Purtroppo dovete sapere che c'è una gente spietata che maltratta i Pokémon o che li sfrutta. Per il proprio tornaconto. E io sono qui per questo. Io sono come una madre per quei poveri piccoli Pokémon e mi prendo cura di loro. Da me avranno l'amore che non hanno mai ricevuto. Ma il mio amore non ha confini e si estende anche ai Pokémon di mondi lontani. Davvero ammirevole, un esempio da seguire per tutti noi, così giovane e già così saggio, Sei proprio un ragazzo dolce, ho più di 40 anni, sai? Ma sì, 40 anni, certo. Aspetta, ma dici sul serio? È tutta una questione di stile e devo dire che il tuo aspetto lascia un po' a desiderare. Se vuoi posso darti qualche consiglio a riguardo un giorno di questi. Ma pensandoci bene non credo che il tuo stile faccia per me. Ma magari a Lilia starebbe benissimo. Bah, dovresti fidarti ciecamente di me senza provarti di niente. Credimi, i bambini sarebbero molto più felici se facessi tutto quello di noi gli adulti. Ma davanti è lunga la situazione, raga. Ci vuole più a fare una chiacchierata che tutto. Che tutta la cosa. Che tutta una battaglia di un boss finale. Che? Cioè, sto qui guardando meravigliata. Oh, sei forse l'ultra creatura proveniente da un altro mondo? Che dici? Stia indietro, c'è qualcosa di strano in quella cosa. Povera piccola creatura. Che sta succedendo? Un po' come ho visto prima, vuoi lottare con lui? Ma io... Non saprei. È apparso. Ma non potente aura, la sua difesa aumenta di molto. Attenzione. Facciamo subito.
Lotta. Nitro carica, vediamo. Non è molto efficace. Oioi, cosa sta facendo? Aiuto. Mica mi ha avvelenato. Avvelenata, no, però. Potere Z, vieni. Vai. Sprigiona la fiamma bomba detonante, via! La super mossa. Non è molto efficace. Usa puli fuoioi. Dai, recuperiamo. Borsa. Super pozione. Ho speso tutti i soldi per le pozioni. Beh. Mi daresti anche un po' noia, così per dirtelo. Bozza, super pozione, vai. Bene. Ancora. E basta. Lotta con una... un morso. Vai, vediamo come fa il morso. Come è fuggito? E che è successo? La creatura misteriosa è scomparsa. Come pensavo, ho bisogno di quel Pokémon. Quello che mi è stato portato via. Cosa intende dire? Quella era un'ultra creatura, ne sono certa. Un essere proveniente da un'altra dimensione, l'ultramondo. Si è ritrovata improvvisamente in un luogo sconosciuto. Deve essere impaurita, confusa. Devo aiutarla, devo riuscire a trasmettere la profondità del mio amore. Accidenti. Grazie a entrambi per il vostro aiuto. Chi c'era? Questi ragazzi stanno affrontando il giro delle isole, vero? Allora è bene che si rimettano in viaggio. Per favore, fai in modo che possano raggiungere la prossima isola senza problemi. Sarà fatto. Io andrò a controllare che i cari Pokémon di cui ci occupiamo qui stiano tutti bene. Parlerò con Vicio per capire le cause della scossa di poco fa. Ma soprattutto voglio controllare che sia tutto pronto per la nostra nuova missione. La protezione e salvaguardia dell'ultra creature. Andiamo allora. Cioè. Venite ragazzi, è ora di partire per Ula Ula. Abbiamo quindi conosciuto questa nuova, giovane, questa ragazza, questa signora, e adesso, questa nuova, questa fondazione, e abbiamo visto questa ultra creatura, non so davvero cosa dire, mi dispiace ci sia accaduto proprio quando eravate qui, comunque sono contenta che la prendiate in maniera così positiva. Ecco, il regalo, il ricordo della vostra visita, una Malasada e un MT. Una Malasada con questa, vabbè, ho proprio ragione, via! Andiamo! Un MT, una mossa, psichico, via, vi auguro buona fortuna per il vostro giro delle isole, ciao! Oh, bene, siamo a 9, che esperienza, ancora il cuore che batte a 1000. Ci pensi? Ultravarco e ultra creature esistono davvero? Il mondo è pieno di misteri! Non vedo l'ora di scoprire la prossima isola. Andiamo! Ma non possiamo mica andarci a stomaco vuoto! Questo è un filmato. Una bella Malasada e quel che ci vuole. Me la sono spazzolata in un boccone. Ok. Ula ula. Eccoci qui nell'isola nuova, insomma, eccoci, aspetta, eccola l'isola nuova. Oh. Eccoci arrivati. Anche stavolta il viaggio è andato a gonfie vele. Vediamo chi ci attende. Ula Ula è così diversa da Mele Mele e Akala. Wow, questo viaggio è davvero fantastico. Stratosina, mi sento al massimo della forma. Ti propongo una sfida. Ovvia, andiamo, via. Vai.
Un po' di aria fresca gli farà bene. Via. Sfidiamoci. Sfidiamoci. Un po' di stretching. Via. Adesso 3 Pokémon. Oh, che bello questo Pokémon. Morso. Oh, oh, ferma un po'. Rovo denti. Oh, 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 no. Vai, sostituisci. Mio salvatore. Charge. Sarebbe l'ora che tu la smetta, eh? Ciao. Mm. 29, grande charge. Salite, salite. Anche Munchlax. Vaporeon. Questo. Va a vedere. Perché Vaporeon non dovrebbe essere acqua. Vediamo. Sì. Vieni. Foglie lama. Borsa. Dov'è? Aspetta. Super pozione. Ancora. Borsa, super pozione. Fanno spendere un botto di soldi nelle pozioni, oh. Ancora. Basta, mi sono rotta le scatole. Basta. Vai. Niente, morto. Oh, santa pazienza. Vediamo che non vada perdo, eh. Vai, tornado. Bene. Lotta. Morso. Ok. Lotta. Fumi sguardo. Bene. Non è molto efficace, ma non importa. Azione. Ancora idropulsar. Ma confuso, ma non importa, perché mi do adesso una bella cura. Bene, recuperiamo un po' di PS. Ancora idropulsar, ma... Lotta, drago. No, si è tirato addosso. Aspetta. Borsa. Super pozione, però. Ancora sto idropulsa, è veramente odioso. Borsa, bacchetti. Dov'è? Eccola qua. Ora riconfondimi di nuovo, eh. Lotta.
po' di polemica. Vai. Vabbè, non importa, adesso ti do l'ultimo morso. No, ancora confusione. Subito, subito, magari non si confonde. Ce l'ha fatta, vai, perfetto. Stava dura, ma... Oh, anche Munchlax è salito. Save, fammi vedere. Forse era meglio se cambiava, aspetta. Aspetta. Borsa. Revitalizzante, guarda come mi tocca revitalizzare. Revitalizzante. Ok, cambia Pokémon. No, aspetta, cambia le Pokémon. Sì. Effetto normale, vai. No, è confuso. Torna Sidon. Ah no, ce l'ha fatta, però a parte che è erba, quindi questa è acqua, quindi va a morire. Sta per uno, cambiamo Pokémon. Mettiamo Torracat. Bene. Pokémon, no Pokémon, ma borsa. Una bella di qua, super pozione. Dopo ti annesto io. Vabbè, adesso vediamocela con una bella nitrocarica, vai. E le battaglie si fanno sempre più interessanti. Sempre più ardue. E lotta con un rogodenti, ti stendo tutti i denti. Vai, vale. Pensavo rimanesse in piedi, meno male. 739. Oh, bene, bene. Gyarados sale di livello. Bene. Che lotta, mozza, che davvero è stata molto bella questa lotta, sempre più ardua, dicevo prima, infatti. Ah, che sfida, non ho avuto un attimo di respiro. Andiamo adesso, abbiamo appuntamento con il prof Kukui al giardino di Mail. Tu che dici, ci avrai invitati, che dici, ci avrai invitati a un picnic? Beh, lo scopriremo presto. Benissimo, chi è? Allora, eccomi qua, arrivati a Ula Ula, ho aggiunto Pokédex di quest'isola. Chissà quale Pokémon incontrerai qui, datti da fare per riempire i Pokédex. Benissimo, allora a questo punto... Andiamo qua, di qua, di là c'era il porto, andiamo qui a sinistra, ho visto che c'è il centro Pokémon, mentre vado al centro Pokémon io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e spero che vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete il video, aspetto i vostri commenti, i vostri suggerimenti come sempre e adesso uno ciao a tutti e al prossimo video!